Ciao a tutti, sono Matteo, vi trovate, se passate qui da sapere, Ubik, vi trovate in giro per la libreria, soprattutto l'angolino fantasy e fantascienza, che è il mio, di cui sono amministratore del condominio, e tre libri da consigliarvi per approcciarvi alla lettura, per iniziare a leggere. Sicuramente uno è Joyland, del maestro Stephen King. Questa è una storia splendida di quest'estate del 73 con Devin, questo ragazzo poco più grande di voi, che passa un'estate a lavorare presso questo parco di divertimenti in decadenza, vecchio stile, è sulla costa del North Carolina, dove è stato commesso anni prima un omicidio, del quale però nessuno sa il colpevole, nessuno conosce la verità. E oltre a questo però racconta tanto altro, racconta la sua estate, racconta una storia d'amore, racconta la sua amicizia con un ragazzino che incontra sulla spiaggia e che diventerà parte integrante della storia e della sua avventura. Un altro romanzo molto bello è Un giorno questo dolore ti sarà utile di Peter Cameron, e qui racconta un'estate di questo ragazzo diciottenne a New York, una New York che si è svuotata per le vacanze estive, ma dove lui è costretto a vivere e a lavorare presso la galleria d'arte della madre. Una famiglia particolare, lui un ragazzo particolare che soprattutto, come a quell'età lì, tutti noi abbiamo vissuto un momento di sfasamento, di smarrimento. Lui non sa dove andrà, cosa farà, e cerca se stesso in questa New York semi vuota. È molto molto bello. Il terzo che voglio consigliarvi è L'estate del cane bambino, di questa coppia di scrittori italiani, romanzo italiano, di Mario Pistacchio e Laura Toffanello, e racconta anche qui un'estate, ma che siamo costretti a visitare nei lontani anni 60, vicino Chioggia, quindi, un po' più a nord rispetto a noi, ed è la storia di questa estate in cui il fratello di uno di questi ragazzi, di questo gruppo di ragazzi amici, si smarrisce, nessuno sa che fine abbia fatto, quale sia la verità dietro la sua scomparsa. Anni dopo, molti anni dopo, ormai adulti, si rincontreranno con quelli di loro che sono rimasti e cercheranno di capire le radici del male che ha portato via questo ragazzo. Matteo, dici un motivo valido per leggere che non sia il solito. Io vi posso dire il motivo per cui leggo io. Ok. Perché sinceramente mi piace viaggiare di fantasia, poter vivere quelle vite che non riesco a vivere, soprattutto per quello che riguarda la narrativa fantastica, e quindi viaggiare in mondi che non ci competono e non possiamo attraversare. Grazie mille. Grazie a voi.